Se un boss della mafia andasse da uno psichiatra, finirebbe nel bagagliaio della sua auto entro la fine della settimana, insieme al suo psichiatra. Mi chiamo Michael Francese e sono un ex capo della famiglia criminale dei Colombo, una delle 5 famiglie di La Cosa Nostra, della mafia newyorkese. Ora risiedo nell'area di Los Angeles e sono qui per fare il critico cinematografico. Impossibile. Comporta troppo lavoro e ci sono davvero tanti uomini. I colpi della mafia non avvengono in questo modo. Di solito si fanno a distanza ravvicinata, con pistole di piccolo calibro e fucili a pompa. Mai visto niente di simile prima. So che negli anni 20 usavano mitragliatrici. Allora venivano chiamate Tommy Gun. A mio parere, questa scena sembra irrealistica. Oh, chi sta facendo? Ehi! Easter weekend, eh? C'era sempre un ragazzo di quella taglia. In ogni banda e in ogni famiglia c'era sempre qualcuno che aveva quella stazza. Gli italiani mangiano e alcuni diventano grossi. Dubito vedresti mai tante persone. L'ultima volta è stato alla riunione di Appalachian a New York, quando sono arrivati ragazzi da tutto il paese. Forse questa scena è ispirata a questo. Da quando le forze dell'ordine fecero irruzione in quell'incontro, non è mai più successo qualcosa di simile. Questo lo so per certo. We're both part of the same hypocrisy. But never think it applies to my family. All right. Some people have to play little games. Ci siamo infiltrati nella società ad ogni livello, dall'uomo della strada alle innumerevoli imprese, fino alla Casa Bianca. Non vedreste mai un politico parlare con noi in questo modo, perché la maggior parte di loro ci ha sostenuto. Mi chiedo se sarei riuscito a mantenere la calma. Che era la cosa giusta da fare. I know it was you, Fredo. È il bacio della morte. Una cosa siciliana, credo, e sicuramente qualcosa che sarebbe potuto accadere in Italia. Questa è una scena che mi è rimasta particolarmente impressa, perché avevo, o meglio, ho un fratello che è realmente diventato un informatore. Testimoniò contro mio padre e provò a farmi del male, poi entrò nel programma Protezione Testimoni. Non lo vedo da 10 anni. È molto difficile da sopportare ed affrontare. Mi sono allontanato da quella vita e ho praticamente violato il mio giuramento facendo questo, senza fare del male a nessuno, ma solo andandomene via. Se mi chiedono se mi sono mai preoccupato per la mia famiglia, la mia risposta è no. Non siamo andati contro le forze dell'ordine ed era fuori discussione infastidire altre famiglie. In Italia invece, se la prendono con la tua famiglia e con le forze dell'ordine. Non ci sono regole quando si tratta di questo genere di cose. Can you do it with your left hand? Oh, I never tried. So you're righty? Yeah. Posso dire che questa scena non è affatto irrealistica, perché in un casino che viene gestito dalla mafia non avremmo certamente tollerato nessuno che barasse in quel modo. Quindi sarebbe potuto accadere qualcosa di simile, come rompere le gambe a qualcuno o mandarlo all'ospedale. Questo è Lefty Rosenthal. Non era un membro ufficiale, solo un socio, ma vestiva bene la parte. Come De Niro e Gotti anche io mi vestivo bene. Ogni fine settimana ero matrimoni e funerali. La metà delle volte non sapevo chi fosse morto o chi si stesse sposando. Ma dovevamo andarci vestiti bene per una questione di rispetto. All'epoca avevo probabilmente 50 completi. Like Raquel Welch is one great piece of ass, forget about it. But then, if you disagree like a Lincoln is better than a Cadillac, forget about it. Questa è probabilmente una delle scene più realistiche di tutto il cinema sulla mafia ed è divertente. Ora sono un oratore e ogni volta che dico per abitudine che te lo dico a fare, la gente ride. Questa scena ha dato fama alla frase. Vale per tutto, proprio come il sit down. Ogni volta che avevi un qualsiasi tipo di incontro, c'era sempre un sit down. Un sit down per discutere questioni di vita o di morte. Dei sit down solo per cenare. Tutto veniva fatto ad un sit down. An entry in my book. That's all. You're just a guy who owes me money. All right. How about this? Come prima cosa da segnalare, c'è la percezione che questa persona sia un tipo serio, che probabilmente potrebbe farti del male, e questo intensifica lo sguardo. Spesso la gente dice che tutto quello che bisogna fare per innervosire qualcuno è guardarlo. Travolta ha fatto faville in questo ruolo.
Molti mafiosi come me sono entrati nel mondo dello spettacolo. Travolta l'ha portato ad un altro livello, essendo regista e chissà che altro. Eravamo più o meno dietro le quinte. Conoscevamo delle persone e finanziavamo alcune di queste cose. Un vantaggio del farne parte. Davvero, era tutto qui. And you had Nicky Eyes. What's up, guy? And Mikey Francesi. Non credo mi assomigliasse molto. Sarò onesto, mi trovavo al cinema. Ero appena uscito di prigione e sono andato a vedere questo film con mia moglie. Dopo pochi minuti mi ha detto: è davvero questo che facevate? Era questo il modo in cui vivevate? Io ho risposto: tesoro, sono invenzioni, non prestare attenzione. E subito presentano il mio personaggio. Lei mi guarda e io dico: dai, dobbiamo andare. Sono uscito, non sapevo perché ero nel film e in quel gruppo. La gente si chiede come vengano in mente quei soprannomi. Ad esempio, c'era un tizio che chiamavamo Testa di Pollo. E la ragione della scelta del suo soprannome era perché, quando si esercitava nel tiro a segno, sparava alla testa dei polli. Poi c'era Benny Uova. Questo perché gli piacevano le uova, le mangiava sempre. Non eravamo molto originali con i nomi. Fettoni Salerno. E il motivo era che era grasso. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? A dirla tutta, hanno reso Henry molto più importante di quanto non fosse in realtà. Era solo un'anima persa. Ha sempre avuto problemi con droga e alcol. Joe Pesci, secondo me, è il miglior ritratto di qualsiasi mafioso. Lui frequentava i ragazzi di strada, li conosceva e lo sapeva fare alla perfezione. Hey, put your eyes up. La maggior parte della polizia locale non ci dava fastidio. Erano soprattutto l'FBI, le agenzie investigative come quella e specialmente i federali. Dubito che qualcuno, anche se stava proteggendo suo figlio, sarebbe mai uscito allo scoperto in quel modo e avrebbe messo persone alla gogna, per così dire. Mettere alla gogna, cioè che stai dicendo alla polizia che uno di questi potrebbe essere colpevole di qualcosa. Quindi in realtà, in termini di mafia, stai diventando una spia o un informatore e per questo pagheresti un prezzo alto. He has about $30. It's always got on him, Michael. Where's the rest? Yeah, where's the rest? Well, I bought a few rounds of drinks over here while I was waiting. Tutta questa scena di strozzinaggio è davvero molto accurata. L'usura, lo strozzinaggio, è in pratica prestare del denaro a tassi usurai. Chiunque facesse il mafioso era dentro quelle attività. Chiunque avesse qualche soldo interpreta bene questi ruoli. E guardandolo oggi, penso che stia recitando pensando di essere davvero un mafioso. Ha permeato tutto il suo essere ed il suo personaggio. Homer, where'd you get that truck? It fell off a truck. A truck. Molte cose cadevano da un camion. Era l'espressione che usavamo. Erano vestiti, abiti, elettronica, automobili, qualsiasi cosa. Il dirottamento era una grande cosa all'epoca, non c'è dubbio. E c'erano alcuni ragazzi che erano dirottatori professionisti. Oggi è molto difficile. Ma era semplice all'epoca cambiare i numeri di serie e farne una nuova auto. Nessuno avrebbe mai potuto trovarla. Let's get out of here, come on. Mi annoio sempre un po' quando guardo questo film, solamente perché so per certo che la storia di Sheeran è una finzione. Lui non ha ucciso Hoffa. Non conoscevo personalmente Jimmy Hoffa, ma è successo ai miei tempi. Tuttavia, mi sono fatto un'idea di quello che è successo veramente. Era una testa calda ed era uno degli uomini più potenti del paese in quel momento. Lui, controllando il sindacato dei Teamsters, in buona parte controllava il paese. Disponeva di miliardi sul fondo pensione. Se induceva uno sciopero per i camionisti, c'erano 2,5 milioni di persone che si fermavano. Tutto si fermava e nulla veniva consegnato. Questa è una quantità enorme di potere. Riguardo l'omicidio di Joey Gallo, so per certo quello che è successo. Come ho già detto, quelli erano i nostri tempi. E io ero nel bel mezzo di tutto questo. Non fui io a sparare, non fraintendetemi, ma sapevo che si trattava della nostra famiglia. L'ha fatto in maniera così diretta. È stato scorretto. La scena era accurata. È stato ucciso in quel modo. È uscito in strada, l'ho portato lì e c'era la sua famiglia. Tutto è accurato. Ma non è stato Sheeran a sparare. You are
are in effect the mayor of Chicago, you've not simply been appointed to that position. Certamente aveva l'aspetto giusto. Tutti guardano Capone come un uomo di 40 o 50 anni, ma ne aveva 29 e quando è morto era sulla trentina. Capone era ancora più grande nella vita che nei film, ma questo non valeva per noi. Per dire, nessuno lo considerava veramente. Anche mio padre disse, l'abbiamo cacciato da Brooklyn ed è andato a Chicago. E mio padre ha 103 anni, quindi era a contatto con tutti questi individui. Sfortunatamente mi viene chiesto spesso come sia l'omicidio in questo tipo di vita. E vi dirò questo, l'omicidio veniva preso molto seriamente. Poteva essere approvato solo dal boss. Sono stato molto, molto fortunato ad essere qui, dove sono ora, e non morto in prigione, come quasi tutti i miei soci. Se un boss della mafia andasse da uno psichiatra, finirebbe nel bagagliaio della sua auto entro la fine della settimana, insieme al suo psichiatra. Don't do it! No, don't do it! My arm! Non esiste al mondo che, se un boss colpisce qualcuno, questa persona poi si vendica. Assolutamente no, soprattutto di fronte a degli spettatori. Se lo facesse, comunque non si alzano mai le mani su un affiliato. Non importa chi sei, se alzi le mani su un affiliato, sei morto. È così, e loro lo sanno. Quindi questa non è una scena realistica. David Chase mi contatta tramite un amico, Jack Gilardi dell'ICM, e mi dice che sta facendo questa serie per la Fox e che vuole coinvolgermi come consulente. Io ho detto, sai, sono in libertà vigilata e tutto il resto. Ed ho rifiutato. Ecco quanto sono intelligente, il soprano. Ma mi sono sempre chiesto perché mi abbia contattato. Negli anni 60, nella mia casa in costruzione, il governo, l'FBI, aveva installato una cince. Si trovava nella cucina di casa nostra e intercettavano molte delle conversazioni quotidiane. E credetemi se vi dico che la madre di Tony Soprano era incredibilmente simile alla mia di madre. Forse ha usato il Freedom of Information Act, forse ha fatto qualcosa, ma si è procurato quei nastri di sorveglianza e ha modellato quella donna. Proprio su mia madre. Ci metto la mano sul fuoco, mi giocherei quasi la vita. Non ho mai avuto modo di parlarne con lui. One other thing though. John said he went to a cookout at your house. Yeah. Don doesn't wear shorts. Non è affatto vero. Voglio dire, li ho visti in un caldo giorno d'estate ad Harlem. I ragazzi si sedevano davanti ai loro circoli ed erano in pantaloncini. Anche il boss. Sul serio, non è proprio vero. In barca stai in pantaloncini. Probabilmente l'ha suggerito qualcuno che non ne ha idea. Resta in ogni caso irrealistico.